nonostante la pioggia. E io sono Paola Di Maina, faccio la grafica pubblicitaria, ho 28 anni e vi volevo presentare i miei colleghi che sono il Movimento 5 Stelle di Pistoia e raccontarvi un po' chi siamo e cosa abbiamo fatto nel tempo. Noi siamo a Pistoia già dal 2006, siamo nati con le battaglie territoriali, no? L'inceneritore, i rifiuti zero, abbiamo nel tempo costruito un gruppo gas dal 2008 vivo e attivo che compra i prodotti biologici a filiera corta, chilometro zero, insomma non sapete di cosa parlo, gruppo d'acquisto solidale. Abbiamo partecipato alla fondazione dell'associazione Arcipelago Toscana che si occupa appunto di studiare economia e di proporre soluzioni per incentivare la ricchezza sul territorio anche attraverso i buoni locali di solidarietà che sono gli SHEC. Perché se noi calcoliamo che a noi questo servizio ci costa X, significa che ci fatturano questo importo e noi spendiamo questa cifra divisa per le persone, le famiglie che fanno uso di questo servizio, quello è il costo massimo. Il resto, che è l'esenzione nei confronti delle fasce meno abbienti che abbiamo rimodulato, già rientrano in questa fascia di ricconi a cui dobbiamo levare anche l'ultima goccia di sangue. Non pagano abbastanza? Chiedere di ottenere la piena collaborazione dei dirigenti scolastici affinché non ostacolino le famiglie che decidono di non usufruire del servizio mensa, pur lasciando il figlio nei locali scolastici. I bambini hanno il diritto di pranzare insieme, quale che sia il pasto che consumano, anche se preparato a casa. Ci sembra veramente una questione di civiltà. Che c'è stata negata da sé, perché dalla Costituente non è mai stata variata la Costituzione, è stata sempre lasciata incompiuta. La nostra Costituzione è un'incompiuta a tutti gli effetti, quindi non ci può rispecchiare. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, no, non è fondata sul lavoro, non è vero, è fondata sulle multinazionali, su chi ha il potere. L'ideologia politica, l'ideologia di sinistra, a me mi fa ridere, perché io potevo essere destrazione di sinistra, posso essere destrazione di destra, ma quando sono arrivato al Movimento 5 Stelle ho trovato gente che ha voglia di fare, non di disfare, di fare in modo civile, prima che possa succedere diversamente, perché può essere anche in modo diverso una rivoluzione. Io, per me questa è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione culturale che poi ci può portare lontano se ci si tiene mano. Beh, la classe politica attuale si è dimostrata purtroppo incapace di risolvere i problemi e non solo, anche causa o parte con causa della situazione insostenibile che stiamo vivendo oggi. Il Movimento 5 Stelle è nato da questa consapevolezza e quindi è un gruppo di cittadini, non di politici, ma di cittadini liberi che hanno deciso di assumersi la responsabilità del cambiamento utilizzando quegli strumenti di democrazia che la Costituzione ci assegna, cioè la sovranità popolare fondamentalmente. Per questo che noi puntiamo molto sulla partecipazione delle persone. Questo è il momento di partecipare, cioè non possiamo più aspettare. Che cosa aspettiamo? Noi a Pistoia stiamo facendo qualcosa di simile a livello locale, comunale, cioè abbiamo portato in comune due mozioni, una per eliminare le posizioni organizzative e una per eliminare le retribuzioni di risultato a funzionari e dirigenti, alti dirigenti, che hanno in questo momento un guadagno o privilegi che non sono più sopportabili. Stimolo tutti gli altri comuni a fare qualcosa del genere. Ci auspichiamo maggior condivisione e trasparenza da parte della Giunta. Il sindaco ha detto qualche tempo fa che il comune deve essere una casa di vetro. Io me lo auguro che sia una casa di vetro e spero che lo sarà. Questa casa di vetro bisogna che abbia i vetri puliti, se sono sporchi non si vede niente di là. Chissà poi, forse che i cittadini, 90.000 persone, siano più... riesce a trovare delle soluzioni migliori di 20, 30, 40 persone se è più intelligente.
pezzo del Movimento 5 Stelle da una parola che mi è stata detta non più di un anno fa da un imprenditore qui di Pistoia. Pura utopia cambiare le cose. Oggi in questa piazza io vedo che l'utopia si può cancellare dal vocabolario, perché se siete qui sotto l'acqua le cose insieme si possono e si devono cambiare. Noi siamo qui, noi ci siamo dati da fare per primi, si sta dando le basi alle persone che sono lì in piazza, tra di voi, perché io, come gli altri, in altre occasioni eravamo in mezzo a voi, ora noi siamo voi, noi siete tutti insieme, noi siamo tutti collegati, ognuno vale uno, ecco qual è la nostra forza. Noi non siamo politici come tanti ci etichettano, ci danno questa maledetta etichetta di politici. Noi si andrà in Palazzo di Giano? Forse, questo dipende dalla nostra volontà e dalle nostre proposte, che siano ottime e accettate da tutti noi. Lavoriamo e collaboriamo insieme, cerchiamo di cambiare partendo dal basso, partendo da un piccolo comune come può essere Pistoia, ma io sono orgoglioso di essere pistoiese e mi sono stancato di sentire dire che Pistoia è un dormitorio, che è una città morta. La città morta la dobbiamo alla nostra amministrazione, alla nostra mala politica locale che ci ha portato a questi punti. Noi oggi stiamo scrivendo una nuova pagina di Pistoia. Siamo quanti? 500? Non siamo di Garibaldi, ma siamo grillini. E vi posso dire una cosa, che insieme si può e si deve cambiare. Grazie. Basta partecipare, è giunta l'ora di partecipare, signori. Ora basta, dobbiamo darci da fare, rimboccarci le maniche e darci da fare. Perché questa è l'ultima occasione. Io quando vado dalla gente, sento che la gente vuole imbracciare i fucili. Ieri ho cercato di parlare con una persona e mi ha detto voglio vedere scorrere il sangue. Noi non vogliamo questo, perché noi siamo civili, siamo persone che vogliamo l'amore, la pace, ma non possiamo. Grande Beppe! E allora ragazzi, svegliamoci, diamoci da fare, votateci, mettete una X su questo cavolo di simbolo, ma più che altro datevi per da fare, partecipate, fate con noi il nostro programma e poi cercate di contattare. Ragazzi, Grillo è magnifico, non gli voglio un bene incredibile. Allora io non so più. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno, uno. Il merito va chi di città in città supporta il movimento, organizza dei meet up, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento pulito, il wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide. Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile. Dico no a ponte, no tal, sono sciagure, non si arrenderanno mai, ma gli conviene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo
signor potere, io ti dovrei parlare, e stavolta stai sicuro, non ti lascerò scappare. Parlo da cittadino, quello a cui tu chiedi il voto, e che poi fuori dal seggio trova sempre solamente il vuoto, quello che aspetta ancora.